saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessantissimo saggio di Lorenzo Tanzini, appena pubblicato da Salerno Editrice, dal titolo Cosimo de' Medici. E io, come mia abitudine, non rubo tempo perché sono troppo curioso di sentire cosa ci racconta del nonno, no? Del Medici che tutti conoscono di più. E quindi lascio subito a lei la parola e buona presentazione. Prego, professore. Grazie, grazie tante dell'invito. E questo volume è dedicato a una figura nota, a una figura celebre, amata da chi conosce anche superficialmente la storia italiana del Quattrocento e di chi ha un minimo di interesse per la cultura e l'arte della Firenze quattrocentesca. Cosimo è universalmente noto soprattutto come iniziatore, come il primo di una serie di grandi personaggi che si può presentare un po' come una saga familiare tra la politica, l'economia e l'arte. Tuttavia, questo mio lavoro ha l'ambizione, è stato il tentativo di affrancare un poco anche Cosimo da questa cornice di rappresentazione della sua figura, semplicemente come una premessa storica a quello che sarebbe stato due generazioni dopo. Lorenzo de' Medici, suo nipote. Ho provato cioè a cercare di approfondire la figura di questo grande personaggio nello specifico contesto degli anni in cui crebbe, in cui visse la sua esperienza politica, a confronto con, non con i suoi successori, non con quelli che verranno dopo di lui, con suo nipote soprattutto, anche se il confronto con nipote è affascinante e è stato anche fatto nel passato. Però ho voluto porlo soprattutto a confronto con le altre figure di uomini d'affari, di uomini politici, di uomini di chiesa della Firenze, dell'Italia e dell'Europa del suo tempo. E per far questo, il volume cerca di seguire sempre o quasi sempre in parallelo i due piani, quello del Cosimo uomo d'affari e quello del Cosimo uomo politico. Perché effettivamente questi due piani sono rilevanti l'uno per l'altro, in maniera davvero emblematica. E quindi, cioè, la storia di Cosimo, che qui è ricostruita, è la storia di un grande uomo di banca, un grande uomo di finanza internazionale, che tale resta per tutta la vita. Cosimo è veramente, fin da bambino, cresce in una famiglia in cui il padre Giovanni aveva sostanzialmente fondato questa grande compagnia bancaria, cresce all'interno di essa, la fa crescere enormemente e ci si dedica a tempo pieno per tutta la sua vita, fino agli ultimissimi anni. Però, allo stesso tempo, Cosimo, fin da giovane, è un uomo profondamente coinvolto nella vita politica, intanto della sua città, poi dagli anni 30 in poi, diciamo, della sua maturità politica anche dell'Italia. E le due cose, la banca e la politica, si scambiano fattori, opportunità, strumenti, nei due sensi. La banca è importante, enormemente importante per la politica, ma la politica è un fattore decisivo per la storia della banca. E ad amalgamare in qualche modo, senza voler fare troppi paralleli, ma insomma, ad amalgamare un poco questi due elementi, ce n'è un terzo che segna tutta la vita di Cosimo e lo caratterizza, cioè l'arte e la cultura, che non sono per Cosimo una sorta di passatempo o un fattore in qualche maniera laterale della sua vita di uomo pubblico. Cosimo è una persona che non ha alle spalle una formazione intellettuale raffinata, come avranno i suoi figli e soprattutto i suoi nipoti, ma è un uomo intensamente e sinceramente interessato alla cultura, grandissimo appassionato di libri. Si potrebbe seguire tutta la vita di Cosimo fin da quando era bambino, fino alla sua morte, raccontandone la passione sincera per i libri e per le cose belle e per l'architettura, per gli intellettuali, per il dibattito, per la discussione con le persone colte. E queste furono attività, esperienze che coltivò in tutta la sua esistenza. Quindi leggere la sua storia è un po', a mio parere, leggere le peculiarità di questo momento dell'Italia e dell'Europa quattrocentesca. Proprio in questo intreccio, se vogliamo anche complicato, a volte confuso, ma estremamente
fecondo tra impresa economica, impresa finanziaria, politica, lotta politica, progettualità politica e passione per la cultura intesa in tutti i sensi, per le belle arti, per la letteratura, per la riflessione filosofica, oltretutto, e così via. Per questo da Cosimo si possono dare infiniti sguardi alla storia, alla cultura dell'Italia del Quattrocento. Tanto facciamo un attimo un cappello introduttivo al professore, che ringraziamo per la disponibilità. Il professor Lorenzo Tanzini è professore associato di storia medievale all'Università di Cagliari. Si occupa principalmente di storia delle istituzioni e del pensiero politico in Italia tra Medioevo e Rinascimento. Tra le varie attività è membro della redazione dell'Archivio Storico Italiano e del Comitato Scientifico della Rivista Storica Italiana. Questo 2022, oltre a Cosimo De Medici, pubblicato con Salerno Editore, e ringraziamo Giulia Capotorto, l'ufficio stampa della Salerno, per averci aiutato nella realizzazione di questa presentazione, c'è anche una Cultura e Potere nell'età dell'Umanesimo, che lei ha curato per Edifir in onore di Riccardo Fubini, a cui lei ha anche dedicato il libro, questo grande storico che l'ha anticipata sulle orme di Cosimo De Medici e dello studio della Firenze quattrocentesca. Con noi d'Italia medievale l'anno scorso aveva presentato Terre di confine tra Toscana, Romagna e Umbria, pubblicato da Olschi, e poi, proprio cito pochi titoli nella lunghissima bibliografia, 1345, La bancarotta di Firenze, una storia di banchieri, fallimenti e finanza, visto che è sempre con Salerno che torniamo. Poi, A consiglio, la vita politica dell'Italia nei comuni, pubblicato dalla Terza, Società e poteri nell'Italia medievale, uno studio curato con la dottoressa Diacciati per gli allievi di Jean-Claude Mervigueur, quindi con Biella. Quindi tante pubblicazioni, un focus che spesso ritorna nel comune, lo studio delle istituzioni, lo studio di come funzionano proprio gli strumenti politici della politica italiana, delle città, non solo Firenze, e anche uno sguardo allargato all'Europa e al Mediterraneo, come anche nell'altro studio, un Medioevo Mediterraneo, pubblicato con il professor Paolo Tocco da Carocci 2 anni fa, e che si rivede anche nel Mediterraneo, nel rapporto tra Toscana e Penisola Iberica, in un altro volume suo. Quindi tutte queste componenti trovano, se vogliamo, una sintesi nella figura di Cosimo De Medici, che si entra nella già complessa situazione istituzionale di Firenze, a maggior ragione nel periodo in cui lui va dalla polvere all'altare, e la contestualizza nell'ambito anche internazionale, attraverso le sue relazioni che, se vogliamo, gli danno anche prestigio all'interno. E certi prestigi sono riconosciuti, adesso pensavo alla rappresentanza dei catalani. Ecco, molta carne al fuoco, ma lei stesso ha detto che fin da giovane Cosimo De Medici entra, al di là della sua formazione non eccelsa come quella poi dei grandi nipoti, soprattutto Lorenzo Magnifico, ma entra direttamente nelle attività diplomatiche, che è la carriera del banco, la cui pratica raccomanda sempre anche lui ai suoi figli, lo destina. Sì, 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 questa ha ragione. Questa prospettiva internazionale era propria di Cosimo, proprio per effetto del banco, e per una ragione, per varie ragioni. Allora, direi soprattutto due. La prima è che il banco, questo già ai tempi di Giovanni, cioè prima che Cosimo, insieme col fratello Lorenzo, prenda in mano le redini dell'impresa di famiglia, l'impresa aveva un rapporto strettissimo con Roma e con il papato. Ora, il papato all'inizio del Quattrocento si trova in una situazione terribile nel senso di una confusione tra diverse obbedienze. Ci sono due papi, poi ce ne saranno tre dopo il concilio di Pisa, quindi c'è la cristianità che è divisa in diverse obbedienze, però Giovanni
e da lì Cosimo ha un rapporto molto stretto con alcuni dei protagonisti di questa vicenda, chiamiamola politica, vicenda di potere nella cristianità, intanto con Giovanni XXIII. Giovanni XXIII è uno dei papi della cosiddetta obbedienza pisana. E non per nulla il suo nome poi è stato in qualche maniera rifatto, perché si è tornato indietro, perché si è considerato non valida la sua successione. Però in quegli anni era uno dei papi attivi in questo complicato panorama della Chiesa del tempo. E, a Costanza, nel Concilio di Costanza, siamo alla metà degli anni 10 del 400, questa situazione viene risolta. I tre papi in conflitto si vengono deposti e ne viene scelto dal concilio uno nuovo, che è un papa romano, Martino V. Ecco, il banco ha la capacità di spostare il suo appoggio da Giovanni XXIII a Martino V, o meglio di appoggiare anche Martino V senza nemmeno abbandonare Giovanni XXIII come uomo di chiesa, anche se non lo conoscevo come papa, e da quel momento in poi il banco sarà il referente principale di tutte le attività finanziarie del papato. E questo ha un peso gigantesco, perché ci dobbiamo immaginare che la macchina istituzionale della cristianità, una grande gerarchia che fa capo a questo punto solo a Roma, una volta riunita, è una gerarchia che comporta anche una grande circolazione di denaro e richiede funzioni finanziarie di alto livello. Queste funzioni vengono svolte dal Banco Medici. Quindi il Banco Medici è proprio il cuore tecnico della gestione delle finanze papali. E questo dà delle possibilità di profitto enormi, pienamente valorizzate da Giovanni e da Cosimo, e dà anche una prospettiva internazionale di grande rilievo, che Cosimo riesce a mantenere, non sempre, cioè ci sono alti e bassi. E nell'ultima parte della sua vita, specialmente negli anni 50, ci sono momenti di difficoltà, perché certi papi preferiscono altri interlocutori anche finanziari, però comunque sia per buona parte della vita di Cosimo questo legame stretto con il papato rimane, e questo è già una prospettiva internazionale di primissimo piano. L'altro elemento che lanciava l'uomo d'affari di un'impresa come quella di Cosimo in Europa è un po' più tecnica, cioè si lega al modo in cui si facevano affari nella finanza internazionale, perché il banco faceva affari in molti modi. Uno tra questi era quello dello spostamento di denaro da una parte all'altra d'Europa, non fisico, ma attraverso lettere di cambio, cioè attraverso strumenti documentari che servivano a spostare le somme da un conto all'altro d'Europa. Ora, però, questi spostamenti di denaro non erano, non lo so neanche adesso, non erano a costo zero, erano spostamenti di denaro che avevano anche una finalità speculativa. Quindi laddove ci fosse una raffinata capacità di lettura del mercato dei cambi tra le monete nelle diverse piazze internazionali, si poteva spostare denaro, virtualmente denaro, guadagnandoci. Questa è una cosa che pochi fanno, perché occorrevano strumenti di conoscenza del comportamento dei vari mercati di livello molto molto alto, che per buona parte del ceto anche imprenditoriale europea erano inattingibili. Però una grande azienda come Cosimo, che ha un capo evidentemente, poi ha varie filiali e anche fattori di grandi competenze tecniche, era possibile e portava denaro, generava denaro. E questo creava, a mio parere, amplificava quel parere, quella impressione diffusa nell'Europa del tempo della inestinguibile ricchezza di Cosimo. Cioè Cosimo è ricco oltre ogni immaginazione, era molto ricco, però probabilmente dava l'impressione di esserlo ancora di più, perché questa capacità di padroneggiare gli strumenti finanziari era talmente al di sopra della media, diciamo così, anche dei sovrani del tempo, che c'era veramente l'impressione di una onnipotenza. Diceva, praticamente ha detto sì quasi a tutti, tranne forse a Pio II, quando gli ha chiesto per la crociata, e lui... Sì, è vero, è vero. Infatti Pio II, devo dire che le parole e il comportamento di Pio II, del Papa Enea Silvio Piccolomini, nei confronti di Cosimo sono tra le più
divertenti, se vogliamo, anche particolari, che si trovano nelle testimonianze del tempo. Pio II era un papa che non amava così, che aveva verso di lui una cordiale antipatia, il che non gli impediva ovviamente di parlare con lui in maniera cordiale, a volte anche con una sincera partecipazione emotiva, in occasione della morte prematura del figlio di Cosimo, Giovanni. Il papa scrive a Cosimo, manifestandogli la sua vicinanza. Però, diciamo, non c'era grande simpatia per vari motivi, perché Pio II aveva un atteggiamento estremamente aristocratico nelle scelte politiche, anche nel giudizio delle persone. Nei confronti di un banchiere, di un uomo che non aveva titoli aristocratici e che governava una repubblica, il Papa non aveva grande. Poi un papa senese rispetto a un fiorentino. Sì, poi c'era anche quello, cioè, e l'elemento dell'appartenenza municipale conta, perché poi alla fine, quando esplode questo grande affare dell'allume di Tolfa, lì Cosimo cerca di inserirsi, però ci sono già degli operatori senesi che il Papa aveva preferito anche come attori della sua depositeria, cioè dei servizi finanziari, la banca Spannocchi. Quindi lì di nuovo c'è la concorrenza tra imprese e si intreccia con la politica. Ecco. Però effettivamente poi c'è questo tema della crociata. Pio II ha questo grande sogno della crociata contro i turchi. Cosimo è molto scettico sull'utilità, sul senso, sull'opportunità politica, però un po' per scrupolo religioso, un po' per interesse politico, dichiara con grande serietà di volersi impegnare personalmente, mette a disposizione somme molto ingenti del suo patrimonio privato. A un certo punto si fa mandare una sorta di preventivo per armare un'intera galera, cioè una nave da combattimento da Genova, si informa dei costi e così via. Ma non si lascia prendere da questo sogno della crociata che gli pareva una chimera da tanti punti di vista. Forse anche religioso, diciamo, principalmente politico. Un dubbio che viene leggendo, anche tornando al suo libro sulla bancarotta di Firenze del 1345, perché ci sono dei nodi che tornano. Lui sposa una Bardi di un ramo particolare. Cosimo sposa una Bardi e i Bardi che erano falliti all'inizio della guerra dei 100 anni, quindi causando la rovina di gran parte della famiglia, come lei ha scritto nel suo libro precedente, e lui però torna. Verso nella seconda parte finale della guerra dei 100 anni, a finanziare in un certo senso sia il re d'Inghilterra, che era quello che aveva mandato i Longobardi, sia il re di Francia più i collaterali, il duca di Borgogna, aprendo le varie filiali a Bruges, a Lione. Ecco, ma cosa pensava di evitare? Come si è differenziato rispetto, come ha fatto tesoro? Allora, intanto ci sono stati, lui beneficia di un'evoluzione del diritto societario che si era venuta a creare negli anni precedenti. Cioè, ora, i grandi fallimenti dei Bardi, dei Peruzzi e degli Acciaioli precedono di quasi un secolo il momento, diciamo, di fioritura dell'impresa di Cosimo, della sua biografia, negli anni 40 del 300. E nel frattempo cosa era successo? Erano stati inventati dei sistemi più flessibili e più sicuri di gestione dei rapporti finanziari di una banca privata con dei soggetti esteri. Per esempio, il fatto di non costituire una compagnia, una società unitaria che agisce su diverse piazze, ma di creare per ogni piazza una società nuova. Infatti, il più grande studioso di questi temi, cioè Raymond De Rover, parlava esplicitamente di holding, cioè quella di Cosimo, non è propriamente una super compagnia, è una holding. E poi ci sono tante compagnie che vengono create da Cosimo con i soci nelle diverse sedi. E questo sistema era particolarmente ingegnoso perché consentiva, nel caso di situazioni di rischio o situazioni di rovescio, di chiudere Limitare. una singola sede, senza far sì che gli effetti si ripercuotessero su tutto il resto. Poi, allora, c'è anche un altro fatto, che Cosimo
Cosimo a Firenze è anche un grande leader politico, quindi questo non lo metteva totalmente al riparo dai rovesci della finanza internazionale, però certamente gli permetteva di usare insieme le armi della diplomazia, della politica e delle manovre finanziarie in maniera più possibile sicura e protetta in qualche maniera. Poi a volte insomma, Cosimo sceglie di privilegiare gli interessi della politica rispetto a quelli del profitto, perché per esempio l'apertura della filiale di Milano è di fatto un omaggio alla politica di amicizia, di alleanza strettissima, vero e proprio asse che si viene a creare tra Firenze e Milano con Francesco Sforza, ma la filiale di Milano è un'attività non in profitto, casomai in perdita dal punto di vista strettamente finanziario, è in profitto dal punto di vista politico, perché serve e serve a mettere. E questo ci fa capire come Cosimo riesca a comporre un equilibrio tra fattori diversi di questa sua gestione. Sì, diciamo che la sua figura è sorprendente perché porta delle manovre, il grande ribaltone della politica fiorentina da filo veneziana a filo milanese col cambio della dinastia e poi l'appoggio della Francia, quindi anche il re di Francia non gli dice di no, però è sempre sul filo dell'equilibrio perché lui non può inimicarsi gli aragonesi perché, e lo dice anche espressamente nelle lettere, perché il re è importante, perché i catalani sono partner, però c'ha gli alleati capponi filo veneziani, i pazzi filo angioini, filo francesi. E lui, ecco, come attraversa questi anni italo-europei di cambi di situazione? Eh sì, questo è un tema molto affascinante, anche complesso. E come lei dice giustamente, Cosimo deve, lo dicevamo all'inizio, no? Cerchiamo di riflettere su di lui in mezzo e a paragone con gli altri soggetti, anche della Firenze, del suo tempo. Lui deve riuscire a mediare tra diverse anime della politica del tempo, quella filo veneziana, quella guelfa, diciamo così, filo angioina, filo francese, e lo deve fare facendo prevalere la sua visione, però allo stesso tempo senza prevaricare, senza dare l'impressione di disprezzare una parte del ceto dirigente fiorentino, perché in definitiva era sull'appoggio del ceto dirigente fiorentino che poteva contare per mantenere la sua posizione di egemonia politica in città. Cosimo non è padrone delle istituzioni fiorentine come appunto come Papa Pio II cercava di dimostrare. È il leader più forte, ma certamente ha bisogno di... Allora, per quanto riguarda Venezia e per quanto riguarda il partito, l'area politica che guarda, Cosimo si impone, direi, in maniera abbastanza rude, cioè in qualche maniera induce Francesco Sforza a alla presa di potere a Milano e trascina Firenze in questa alleanza molto stretta, passando avanti alle posizioni, ad esempio, di Nerigino Capponi e anche di intellettuali importanti, penso di Giannozzo Manetti, che per esempio viene sostituito nelle sue funzioni di ambasciatore a Venezia. Quindi lì Cosimo fa una forzatura, cioè riesce a imporre la sua visione e questo gli verrà rinfacciato. Lo stesso Neri Capponi, scrivendo a Francesco Sforza, insomma, non avrebbe mai cessato di ribadire il fatto che quello è stato un errore. E l'altro elemento, quello del rapporto con la Francia, quello lì Cosimo usa più le armi dell'ambiguità, perché Cosimo ha bisogno di dimostrare di essere fedele a quell'antica tradizione guelfa della città di Firenze. Ora noi, a parlare di guelfi ghibellini, ci sembra di tornare al tempo di Dante, e ci fa un po' strano perché ci sembra un po' assurdo parlare di guelfi ghibellini nel 1450, nel 1460. Ma non lo era, cioè non esistevano più guelfi ghibellini nel senso papa e imperatore, esisteva però questa linea politica che al tempo chiamavano guelfa, di alleanza stretta con la corte francese e con le ambizioni
della famiglia d'Angiò al recupero di Napoli, perché nel 1442 Alfonso il Magnano, insomma, Alfonso d'Aragona si era impossessato del regno di Napoli. E gli Angiò, che sono strettamente imparentati con la corona di Francia, comunque in qualche maniera l'espressione di quella tradizione francofona, e cercano di recuperare queste posizioni. Firenze, in nome di questa antica appartenenza al partito guelfo, ha ambienti molto filoangioini. Lei le citava giustamente i pazzi, però non soltanto, anche gli acciaioli, anche alcuni degli alleati di Cosimo sono inclini a questa lettura. Ecco, Cosimo non può rinnegare questo tipo di appoggio, però allo stesso tempo è convinto che la presenza di Alfonso e Magnano in Italia sia irreversibile e quindi sia controproducente portare avanti dei sogni di rovesciamento del re di Napoli. E quindi siamo alla fine degli anni 50, inizio anni 60, Cosimo cerca di lanciare a tutti gli interlocutori in gioco dei messaggi anche piuttosto ambigui, non negando nulla a nessuno, ma auspicando una soluzione, diciamo, di mantenimento dello status quo, e un po' per abilità, un po' bisogna dire anche per fortuna, ha successo, perché tutti i tentativi di Renato d'Angiò e del figlio falliscono, e quindi in definitiva questa figura di Alfonso, che non è amata, che è un rischio per Firenze, che però tutto sommato è un garante di uno status quo in Italia, resta al suo posto, e Cosimo non sfigura nemmeno agli occhi dei guelfi. E questo, diciamo, è uno dei passaggi più complicati, ma anche alla fine più fruttuosi per lui negli ultimi anni della sua vita. Sì, infatti la pace di Lodi, come si è riuscito a inglobare dentro Alfonso, avendo i pazzi a Firenze che ospitavano Giovanni d'Angiò, duca di Calabria, e gli pagavano anche una condotta militare, vuol dire che era riuscito a convincere se stesso e Alfonso d'Aragona. E questo, diciamo, uno degli aspetti affascinanti delle fonti, specialmente quelle diplomatiche di questi anni, è che, senza voler dire che ci troviamo qualcosa di nostro, perché poi parlare d'attualità o di presente, insomma, sempre lascia il tempo che trova quando guardiamo i secoli passati, però ci troviamo davvero questo elemento della diplomazia come l'arte dell'ottenere un risultato dicendo il contrario di quello che ci si aspetta, o parlando con il nemico, o facendo agire i propri interlocutori per obiettivi diversi da quelli che loro stessi ritengono di perseguire. Cioè questa finezza anche estrema della relazione, che è uno strumento della politica, però è anche uno delle armi della cultura, perché per poter governare relazioni e giochi così fini, raffinati, così ambigui, occorre anche una grande capacità dialettica. E lì torna il tema della cultura, dell'addestramento alla parola, dell'addestramento alla scrittura, del saper trattare le persone, perché è qualcosa che si impara alla scuola degli antichi, alla scuola della cultura, alla scuola della filosofia, della retorica. E Cosimo è un uomo, lo dicevamo all'inizio, è un uomo di cultura in questo senso, cioè che sa mettere a frutto le conoscenze. E poi, tra l'altro, la cultura, se vogliamo, per lui è stato anche per certi periodi un luogo di dialogo con gli avversari politici. Penso a un Pallastrozzi, amantissimo dei libri, che prima che si esiliassero reciprocamente andavano in missione insieme e avevano questa cosa che li univa al di là dell'ostilità. Quindi la cultura, se vogliamo, è un ponte anche tra avversari. Sì, certamente, cioè, ci sono passioni condivise. Ora, certamente molto dei rapporti tra queste persone ci sfugge. Però, insomma, ce li possiamo immaginare davvero lasciarsi prendere dall'entusiasmo per un bel libro, per l'ascolto di una orazione perfettamente costruita, di un progetto architettonico appassionante. Infatti i
grandi intellettuali, dei grandi artisti circolavano tra una famiglia e l'altra. Bene, direi che abbiamo tracciato un quadro che rende questo personaggio intrigante, affascinante, tutto da scoprire. E per scoprirlo come si deve, occorre farlo acquistando il libro di Tanzini, no? Per cui il mio compito è quello di ricordarne il titolo, che poi è riassunto nel nome del personaggio, Cosimo de' Medici, appena pubblicato da Salerno Editrice, è un bel volume di 376 pagine che costa solo 25 euro, quindi una spesa assolutamente alla portata di quasi tutte le tasche, non di tutte ovviamente, ma che io consiglio, mi sento di consigliare vivamente. Quindi ringrazio tantissimo Davide Tanzini per aver accettato il nostro invito. Grazie professore. Grazie. Ringrazio Giuseppe Maria Bianchi del Consiglio Direttivo d'Italia Medievale che con le sue domande ci ha permesso di entrare ancora di più nel personaggio. Ricordo a tutti voi di continuare a seguire Italia Medievale sul nostro sito che è www.italiamedievale.org e arrivederci alla prossima videopresentazione.